Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Dopo lo speciale 20.000 iscritti, anzi in realtà i due speciali 20.000 iscritti con ben 40 buste di Pokémon 151 aperte, dove abbiamo trovato anche delle discrete chicche, siamo tornati qua con un nuovo video. Io lo so che state aspettando la seconda parte di video truffa e vi giuro, arriverà presto, però sono video sempre un po' difficili da fare perché ci vuole tanto tempo, bisogna avere della pazienza per raccogliere tutte le informazioni, registrare, poi editare il tutto e quindi pazientate ancora un attimo, ma vi giuro che arriverà. Vi ringrazio per tutto il supporto, anche tutta la comprensione che c'è stata e sono contento che vi sia piaciuto questo tipo di messaggio che ho deciso di passare all'interno di questo canale YouTube. Però oggi siamo qui per cercare di aprire nuove confezioni, nuove buste, nuovi pacchi che sono arrivati, quindi altra poche posta qui sul canale. Negli ultimi giorni vi ho portato anche altri contenuti, uno short inerente a One Piece, all'ultimo capitolo, il 1108, se non l'avete ancora letto, se non seguite One Piece dal punto di vista del manga non andate a recuperarlo, se invece lo seguite trovate tutto negli shorts qui sul canale e vi ho portato anche un video inerente a Magic the Gathering. Non lo so, magari siete appassionati anche di altre carte collezionabili, io sono molto molto appassionato di Magic e se Pokémon è soltanto dal punto di vista della collezione, Magic invece è dal punto di vista ludico, quindi a me piace proprio giocare a Magic. Trovate tutti i contenuti qui sul canale, come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video e possiamo iniziare subito lo spacchettamento. Intanto l'ultima volta, già una settimana fa ormai, vi ho portato uno shorts in cui andavo ad aprire queste due nuove carte che mi sono arrivate. Sono delle carte di Gran Festa, quindi sono questa è una ristampa praticamente, invece questa è una carta promozionale, ma ho deciso di acquistare queste due carte perché sono veramente belle. Intanto le carte nere, quindi quelle oscurità, secondo me sono le più belle perché hanno un contrasto con la linea gialla veramente di altissimo livello. E poi sono delle Gold Star, quindi sono le versioni shiny di questi due Pokémon, che sono due Pokémon meravigliosi. Se Umbreon è ormai diventato una sorta di icone per il trading card game di Pokémon, dall'altra parte abbiamo Greninja, che invece credo che sia uno dei Pokémon più belli in assoluto dal punto di vista modern. Io sono assolutamente innamorato delle prime generazioni, tant'è che questo canale si chiama Retro, tant'è che stiamo collezionando carte vintage, ma Greninja è uno dei Pokémon davvero di cui sono più innamorato in assoluto dopo la prima, la seconda, la terza, la quarta generazione. Non dico la quinta perché prima o poi arriveremo a parlare male di Pokémon bianco e nero, dato che su internet si parla sempre bene di Pokémon bianco e nero, arriveremo noi a parlare male di Pokémon bianco e nero. Tra l'altro ho visto che martedì ci sarà anche una sorta di Pokémon Presents e vedremo se verranno annunciati i nuovi titoli di Unima, se verrà annunciato qualcosa inerente appunto a Pokémon Oro, Argento e quindi a Johto. Io mi aspetto una sorta di Let's Go Johto, una roba del genere, Let's Go Celebi, potrebbe essere qualcosa di simile, e magari anche un nuovo remake o un nuovo capitolo di Bianco e Nero, quindi magari Bianco e Nero 3, una roba del genere. Ho visto anche i leak di Q, vi lascio qui magari appunto il post in sovraimpressione perché ho visto che ha pubblicato questo 8 e se ci pensate in effetti l'8 in numeri digitali da orologio si può scomporre in 2 e in 5, che guarda caso sono le generazioni che andrebbero ad essere interessate da questo nuovo annuncio. Lo impariamo martedì. Ho anche questo piccolo pacchetto da aprire che copro con la mano perché ci sono gli indirizzi, però andiamo a vedere che cosa contiene. Sono due acquisti che ho fatto all'interno di aste di Facebook, perché ho iniziato ad acquistare Luca Toselli all'interno di alcuni gruppi Facebook che fanno appunto delle aste e vedo sempre se ci sono delle carte interessanti da andare a prendere, magari anche fuori dalla collezione che sto già facendo per il puro gusto di averle, magari carte che mi piacciono particolarmente. Andiamo quindi subito ad aprire questo pacchetto e vediamo che cosa contiene. Dovrei ricordarmelo, ma non ne sono sicuro perché potrebbe essere anche l'altro pacco. Ok, ho capito che tipo di pacco è, ho capito qual è la spedizione. Ci sono tre carte al contrario, sono tre carte giapponesi e dato che prima abbiamo appunto parlato di Johto, della seconda generazione, di quelli che sono i Pokémon belli anche di seconda generazione, io vorrei mostrarvi questi tre acquisti e ovviamente nel momento in cui girerò questa carta capirete anche quali saranno le altre, però andiamo a girarle subito perché sono tre carte in giapponese dei cani leggendari. Ho vinto un'asta
a un prezzo anche abbastanza basso in realtà, perché queste tre carte in totale sono costate 20 euro, però sono carte meravigliose, ragazzi. I cani leggendari sono delle vere e proprie icone, e dato che si sta parlando appunto di questa notizia che dovrebbe arrivare e io mi aspetto appunto un let's go inerente a Yoto, vi dico che questi signorini qui potrebbero avere un ruolo di un certo tipo, tra l'altro dopo le forme paradosso che abbiamo visto in Scarlatto Violetto, perché ovviamente se si va a parlare dell'antichità di Yoto si va a parlare anche del fatto che Ho-Oh ha resuscitato le vittime della torre bruciata e gli ha resi appunto Entei, Raikou e Suicune. Quindi è un dato di fatto. Questa invece dovrebbe essere l'altra carta che ho vinto sempre su Facebook e dovrei capire che cos'è, sono abbastanza sicuro di conoscerne il contenuto. Io immaginavo fosse il contrario, perché appunto il primo pacco era più piccolo e c'erano tre carte, questa è grande e ce ne sarà soltanto una. Andiamo subito ad estrarre il contenuto, eccolo qua. Anche questa, se non vado errato, è una carta in lingua giapponese. E vi dico già che il valore non è elevatissimo, perché questa carta l'ho pagata meno di 10 euro. Abbiamo parlato di vintage, di retro, di carte vecchie, e invece questa è una carta nuova, ma di un Pokémon vecchio. È un Pokémon, un'icona, un emblema di Pokémon, di questo canale, della mia vita, di tutto. E stiamo parlando di Gengar, e infatti qua c'è il prezzo, l'ho pagato 9 euro. L'ho voluto acquistare perché credo che questo artwork sia meraviglioso. È vero, è una carta nuova, d'accordo, però qui è uno dei pochi artwork, secondo me, delle carte Pokémon in cui Gengar viene valorizzato. Adoro il fatto che sia così tridimensionale, così vivo, così in movimento. È una carta che esce da un mazzo, in teoria. È un Gengar EX, però lo volevo a tutti i costi. Mi sembra una carta veramente molto molto bella, e poi ripeto, l'abbiamo pagata anche abbastanza poco, quindi va bene così, la mettiamo all'interno dell'album. O forse addirittura potrei utilizzarla quando vado a giocare a Magic, appunto, e mi servono delle pedine. Già ieri sera che sono andato a fare un torneo ho utilizzato un Haunter in giapponese del set base, e quindi potrei usare Haunter e Gengar. Bella idea. E poi io qui ho un terzo pacco che mi è arrivato oggi e non ho idea di cosa ci sia dentro, quindi lo andiamo ad aprire insieme. In realtà una piccola idea ce l'ho in testa. Ok. Ok, stavo dicendo che potevo avere una piccola idea in testa, ma ora sono un po' confuso in realtà. Ah cavolo, ho già letto che cos'è. Ho già letto che cos'è. Benissimo, ma questo tipo di pacco non me l'aspettavo assolutamente. Cavolo, che bella sorpresa, devo dire la verità, una tin per contenere queste carte. Ok, ve ne spoilerò già una, lo vedete da qua. Ho trovato una vera e propria occasione su Card Market per acquistare delle carte che mi mancano del set di 151, e andiamo subito a vedere le due carte che sono andato ad acquistare, ma veramente non mi aspettavo una tin per contenerle, bellissimo. Ok, la prima ve la posso far vedere così, la seconda invece è coperta. Charmander, non l'abbiamo ancora trovato, non avevamo nessuno della catena evolutiva, né di Charmander né di Squirtle. L'abbiamo trovato Bulbasaur due volte e un Venusaur. Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Voltorb, Blastoise, da nessuna parte. E dato che su MKM ho trovato questo Charmander che era veramente ai minimi, anzi forse sotto i minimi, ho deciso di acquistarlo. Questo l'ho pagato, mi pare, una ventina di euro, 22 euro, una roba del genere, 25 euro, una cosa simile, però le condizioni sono perfette. E quindi direi che è stato un acquisto giusto, un acquisto che era da fare, diciamo così. Guardate che bello. Charmander, allora, vi dico, queste immagini alternative di Charmander, Charmeleon, Charizard non mi fanno impazzire. Credo che le più belle siano quelle della catena evolutiva di Bulbasaur, di gran lunga. Però raccontano una storia, ed è un Charmander all'interno della sua rupe, piccolino, che vuole scalarla questa rupe, e inizia a farlo quando diventa un Charmeleon, e poi vola fuori dalle montagne, quando gli cresca le ali diventa un Charizard. Quindi la storia raccontata è molto bella. L'immagine di Charizard non mi piace tantissimo, ma insieme queste tre carte riescono a darti quel qualcosa in più, sono sincero. E insieme a Charmander vi devo dire che ho comprato anche Blastoise, perché anche questo l'ho trovato sotto i minimi, anche questo mi mancava, anche questo non l'avevamo trovato, anche qui la catena evolutiva era ancora a zero, era praticamente a zero.
non avevamo Squirtle, non avevamo Wartortle, non avevamo Blastoise, e quindi andava acquistato, andava inserito all'interno del nostro album di 151. E quindi, dato che questo venditore, che probabilmente era un nuovo venditore, aveva queste due carte a prezzi anche abbastanza bassi, ho deciso di acquistarli insieme per implementare il nostro album di 151, la nostra collezione di 151. E diciamo che insieme questi due Pokémon sono sempre iconici e fanno la loro porca figura. Vediamo se c'è qualcosa qui sotto. No, ok, magari, non lo so, una sorpresa ci poteva essere, non ne ho idea. Grazie comunque per la tin, perché tornerà utile per contenere altre carte. E quindi tra prima e seconda generazione, passando appunto per queste carte di Gran Festa PSA 9, che ho acquistato a 75 euro tutte e due insieme, quindi direi un prezzo assolutamente di valore. Qualcuno mi ha chiesto: ma che senso ha acquistare delle carte nuove PSA 9? Non ha senso, mi piacevano e volevo averle. Poi ovviamente col passare del tempo potranno acquisire valore, ce ne sono tante PSA 9, sì, la popolazione è elevata, però a me comunque piacevano e volevo averle in collezione. Quindi direi che oggi abbiamo ricevuto delle belle carte. Su queste non c'è stata una spesa enorme, in particolar modo su queste due qualcosina di più, però stiamo parlando comunque tutte di spese abbastanza possibili da effettuare in questo momento, soprattutto perché poi ho sempre piacere di portarvi i miei acquisti all'interno dei video. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono queste carte, qual è la vostra preferita tra le 8 che abbiamo visto oggi, e se avete qualcuna di queste in collezione, e se secondo voi i prezzi che sono stati pagati sono abbastanza idonei oppure no. Ciao ragazzi.